Dopo le prime 9 assoluzioni, assolti in appello anche gli altri 2 imputati per il crollo dell'edificio a Favara che provocò la morte delle sorelle Bellavia. I dettagli. A Favara, nel centro storico, in Piazza del Carmine, all'alba del 23 gennaio del 2010, il crollo di una palazzina ha provocato la morte delle sorelle Bellavia, Chiara Pia, 3 anni, e Marianna, 14 anni. Il 25 maggio del 2017 il Tribunale di Agrigento ha condannato a 3 anni di reclusione ciascuno per disastro e omicidio colposo plurimi l'ex capo dell'ufficio tecnico comunale di Favara, Sebastiano Di Spenza, ed il proprietario dell'immobile crollato, Antonio Noto. Poi in secondo grado il sostituto procuratore generale della Corte d'Appello di Palermo, Giuseppina Motisi, a conclusione della requisitoria l'11 gennaio scorso, ha chiesto alla Corte di condannare Di Spenza e Noto a 2 anni e 6 mesi di reclusione ciascuno, a seguito dell'intervenuta prescrizione di alcune ipotesi di reato. Adesso la Corte d'Appello ha emesso la sentenza e ha assolto, per non avere commesso il fatto, Antonio Noto e Sebastiano Di Spenza, difesi dagli avvocati Antonino Gazziano e Calogero Raia. Ed a seguito dell'assoluzione dell'ingegnere Sebastiano Di Spenza, interviene il presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Agrigento, Alberto Avenia, che esprime soddisfazione e commenta: abbiamo atteso rispettosamente per 2 anni che la giustizia facesse il suo corso. L'assoluzione di Di Spenza conferma il rigore e la professionalità da lui messa in campo nello svolgimento del proprio ruolo di dirigente dell'ufficio tecnico comunale di Favara. Dunque nessun colpevole per quanto accaduto. E in estrema sintesi è accaduto che la casa crollata non sarebbe stata agibile, anche perché alcune opere di consolidamento sui piani alti hanno pregiudicato ancora di più la stabilità delle fondamenta a marce. Tuttavia alla famiglia Bellavia sarebbe stato consentito di abitarla, pur nella consapevolezza del pericolo. Il sindaco dell'epoca, Mimmo Russello, che si dimise appena ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, è stato poi giudicato in abbreviato e assolto il 14 febbraio del 2012. 2 ex sindaci che hanno preceduto Russello e altri 6 imputati tra funzionari e dirigenti dell'ufficio tecnico comunale di Favara, i proprietari e i possessori dell'edificio crollato, sono stati sotto processo ordinario. E la sezione penale del Tribunale di Agrigento, presieduta da Giuseppe Melisenda Giambertoni, il 25 maggio del 2017 li ha assolti per non avere commesso il fatto. E si tratta di Rosalia Presti, parente di Antonio Noto, alla quale sarebbe stata intestata la palazzina. Poi gli ex sindaci Carmelo Vetro e Lorenzo Airò, l'ex capo dell'ufficio tecnico Giacomo Sorce, il geometra Antonio Grova, dipendente dell'ufficio tecnico, e i tecnici comunali Francesco Criscenzo, Pasquale Amato, ex sindaco di Palma di Montechiaro, e Alberto Avenia.